Laudes Creaturarum, abbiamo detto che è il titolo di questo componimento, che è un cantico, quindi una poesia in 12 strofe, composta di versi che hanno una lunghezza non standard, nel senso che è composta di versi, esattamente non hanno una lunghezza standard. Anche le strofe possono essere strofe di due versi, tre, quattro, fino al massimo addirittura di cinque versi. E una, dicevamo la volta scorsa, abbiamo brevemente introdotta, è una canzone in dialetto umbro, anche se, ripeto, anche la volta scorsa l'avevamo sottolineato il fatto, la lingua è un po' particolare, nel senso che ci sono delle caratteristiche umbre, ma ci sono anche residui delle desinenze latine, ad esempio dignu, da dignus, focu, da focus, peccata, il neutro plurale. Sono conservate alcune proposizioni latine come ad, cum e per, e anche la sintassi ricalca i procedimenti caratteristici del latino. È un componimento complesso, insomma, in quanto sicuramente vi è l'intento di una divulgazione, di un messaggio a livello popolare, ma vi è anche una elaborazione formale piuttosto importante. Quindi dicevamo un po' di umbro, ad esempio le forme confano, ene, voce del verbo essere, eccetera. Ecco, dicevamo la volta scorsa che questo cantico è diviso in tre parti, tanto che alcuni hanno sostenuto, nel passato soprattutto, che fosse stato composto in tre momenti differenti. In realtà è un cantico che ha una sua unità di fondo, e quindi non è vero che è stato composto. Probabilmente la maggior parte degli studiosi afferma oggi che, insomma, è stato composto in una volta sola, essenzialmente, e non come era stato detto in precedenza. Comunque c'è un intento unitario, perché per Francesco la prima parte, che è quella sulla, insomma, sul creato, è perfettamente, strettamente collegata con la seconda e con la terza parte, quindi con la parte in cui si parla del peccato dell'uomo e con la parte in cui si parla della morte. Per il San Francesco, insomma, non c'è uno stacco fra quello che è la lode, insomma, del creato e le altre parti, assolutamente no. Questo a scansare, quindi a evitare qualsiasi tipo di ambientalismo, buonismo che ha spesso frainteso un po' il messaggio di Francesco, è un messaggio strettamente collegato con un discorso di salvezza cristiana, altrimenti non si capirebbe neanche la prima parte. Bene, dicevamo quindi, parafrasiamo questo brano. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e onne benedizione. Ecco, mancavano i primi due versi in questo libro. È evidente che in questi primi due versi c'è anzitutto la proposizione di chi è il riferimento principale di questa poesia è Dio, e quindi a Dio si rivolge anzitutto Francesco, chiamandolo così: altissimo, onnipotente, buon Dio. Ecco, sono frequenti questa poesia delle aggettivazioni, degli elenchi di aggettivi. E il fatto, per esempio, che siano tre non è del tutto casuale. L'abbiamo già detto, per i medievali generalmente il tre era il numero da riferire a Dio, e infatti qui vedete che Dio viene invocato con questi tre aggettivi: altissimo, onnipotente e buono, mentre invece il quattro è il numero dell'uomo. Non a caso, infatti, vedremo nel corso di questo cantico che ci saranno invece degli aggettivi riferiti all'uomo, saranno quattro in quel caso. E nullo,
tue sono le laude, la gloria, l'onore e ogni benedizione. Da parte nostra, quindi, da parte degli uomini, sono rivolte a te, quindi, appartengono a te, sono tue, le lodi, la gloria, gli onori e ogni benedizione. Poi, seconda strofa, a te solo, Altissimo, sei confano. Quindi, queste cose si addicono solamente a te, si confanno, se confanno, abbiamo detto che è una voce quasi di dialetto umbro, si confanno solamente a te, Altissimo. Et nullo homo ene digno tementolare. Ene, l'abbiamo già detto, con l'epitesi è quella forma del verbo essere, diciamo, tipica del dialetto umbro, caratteristica del dialetto umbro. E quindi questo quarto verso vorrebbe dire nessun uomo, nullo homo, nullo è un latinismo, è da nullus nulla nullo, nessun uomo è degno di nominarti, è degno di mentolare te, quindi di ricordarti. Questi primi quattro versi contengono le due affermazioni frequenti nella letteratura religiosa. Uno, l'unico essere degno di ricevere delle lodi è Dio. Poi, secondo, l'uomo non è degno di nominarlo. Quindi c'è un particolare contrasto fra questi principi. Quindi in un certo senso l'uomo, dal momento che non è degno di nominarlo direttamente, può però lodarlo attraverso le creature. È chiaro che le creature di fatto, cioè nel momento in cui l'uomo loda le creature, siccome le creature appartengono a Dio che le ha create, indirettamente loda Dio. Questa cosa la vedremo comunque anche in Dante, ad esempio nell'Inferno, quando vedremo, parleremo, non so, di quelli che sono violenti contro Dio, oppure sono violenti contro la natura. Siccome la natura è figlia di Dio, la natura è creata da Dio, automaticamente è come se quelle persone fossero violente contro Dio, e per cui sono punite esattamente nello stesso girone in cui sono puniti quelli violenti contro Dio direttamente. Laudate sia mio Signore con tutte le tue creature, specialmente Messor lo frate sole, lo quale giorno et allumi noi per lui, e te lui è bello e radiante con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Ecco, dicevamo, quindi, non si loda direttamente Dio, ma si lodano le creature, le cose che lui ha creato per lodare lui. E quindi, anzitutto, il sole. Insomma, tu sia lodato, o Dio, insieme cum, dicevamo, questo latinismo, questa preposizione, insomma, che è ancora un residuo del latino, con tutte le cose che hai creato, con tutte le tue creature, e specialmente, possiamo leggere tranquillamente specialmente, perché questa poesia è da leggere con la grafia latina, diciamo, no? Quindi con la pronuncia latina, e il gruppo T lo possiamo leggere zitti. Messor, il sole è chiamato nello stesso tempo, Messor, quindi messere, signore, e fratello, il quale è giorno, quindi qual è la luce del giorno, rappresenta, porta la luce del giorno, et allumini, ecco, notate l'anacoluto, nel senso che qui cambia la sintassi della frase, sarebbe insomma tu Dio illumini noi per mezzo di lui, mentre invece il soggetto nella frase precedente era il sole, c'è un cambio di soggetto ingiustificato da un punto di vista grammaticale. Tu, quindi Dio, illumini noi per mezzo di lui. E il per, dicevamo anche questo, di derivazione latina, perché insomma è come se fosse un complemento di mezzo con la persona, no? Per più accusativo. E te lui è bello e radiante con grande splendore. Qui vedete, ci sono questi, insomma, c'è questa sintassi particolare, questo polisindeto, l'abbiamo già visto nel verso 4, scusate, volevo dire nel verso 2, la gloria e l'onore, e ogni benedizione. Qui abbiamo, è bello e radiante,
el et ellu è bello e radiante. Ripetizione insomma di questa congiunzione, anche questo è particolarmente significativo. Insomma, lui, esso, cioè il sole, è bello e raggiante, radiante, con grande splendore. O altissimo Dio, porta, quindi vuol dire esprime, de te significazione, cioè porta una manifestazione di te. La lode delle creature è un'occasione, dicevamo, per lodare Dio, ma è anche direttamente, semplicemente la lode di Dio, soprattutto quando si parla del sole, e lo vedremo insomma nella Divina Commedia anche, la luce e il sole sono proprio manifestazione, epifania, manifestazione di Dio. Dio stesso si presenta, lo vedremo a Dante alla fine della Divina Commedia, si presenta come luce. Quindi direttamente, in un certo senso, lodando questa, la luce del sole, lodiamo Dio. Abbiamo detto che Dio non può essere nominato e conosciuto in se stesso, secondo la prospettiva francescana, e allora il santo lo vede nella bellezza del creato. Lodando questa bellezza del creato, loda insieme cum, ecco l'uso della preposizione cum, loda insieme chi è stato autore del creato. Questo è l'inizio di quell'elenco di creature che segue, questo laudato sì in anafora, quinto, decimo, dodicesimo, quindicesimo verso, che è quindi una sorta di elenco, che è una rappresentazione di tutto ciò che è degno di ricevere lodi e di rappresentare agli occhi dell'uomo quello che le parole non devono esprimere direttamente. Le parole non possono, quindi attraverso le parole l'uomo non può lodare direttamente Dio, ma lo può fare, dicevamo, attraverso le creature. Perché l'elenco è aperto dal sole? Perché nella simbologia, per l'allegoria insomma religiosa medievale, il sole è sicuramente il più degno rappresentante della divinità, che è fratello il sole, come dopo vedremo più avanti, invece chiamerà sorella la luna, quindi una spia piccola ma preziosa della presenza dell'uomo che attraversa silenziosamente il cantico. L'aggettivazione fratello sorella, anche se adesso lui sta facendo la lode delle creature, è comunque, rappresenta una presenza dell'uomo, perché l'uomo è fratello di Dio, perché gli uomini sono fra loro fratelli e sorelle. L'uomo anche lui è stato creato da Dio, quindi è legittimato a chiamare fratello e sorella le altre creature. Bene, proseguiamo con la lettura. Laudato sì, mio Signore, per sola luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite, et preziose, et belle. Ancora qui vediamo questa aggettivazione, questo numero 3, di questi tre aggettivi che sono riferiti alla luna, alle stelle e agli astri del cielo. Si lodato, mio Dio, quindi per sorella luna e per le stelle, che tu hai creato, formate, nel cielo, in cielo, quindi con una desinenza sicuramente umbra, che le formate nel cielo, luminose, clarite, clarus, clarum, non in latino, luminoso, splendente, preziose e belle. Dopo il sole, quindi, gli altri corpi celesti. Per qui ha un valore mediale, quindi comunque diciamo che il per è molto controverso, nel senso che il per può essere inteso per mezzo di, quindi un valore strumentale, oppure dicevamo un valore mediale, cioè lodando la luna, il santo loda Dio nella luna, loda Dio, insomma. Addirittura in certi casi potrebbe avere il valore di un complemento d'agente o di causa efficiente alla francese, quindi diciamo molto controverso questo per. Diciamo. Noi possiamo sicuramente interpretare con sempre un per mezzo di, sia lodato tu Signore, per mezzo di, attraverso. Bene, passiamo al verso 12. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento.
Ecco, notate ancora qui il polisindeto: tu sii lodato, mio Signore, per il fratello vento, e per l'aria, per aere, oppure dicevamo prima con l'interpretazione mediale, nell'aria, quindi nelle nuvole, nel tempo sereno, nel bel tempo e in ogni tempo. Per lo quale, questo qui sicuramente ha un valore strumentale e nessuno lo può mettere in discussione, attraverso i quali, per mezzo quindi del bel tempo, del sereno, delle nuvole, della pioggia, eccetera, tu dai sostentamento, dai la vita, dai la sopravvivenza alle tue creature. Quindi la serie aperta dai corpi celesti prosegue con i quattro elementi che formano il mondo, secondo la concezione medievale. Infatti, ripresa comunque dagli antichi filosofi greci, c'erano quattro elementi: l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra, che erano insomma le categorie che rappresentavano tutti i fenomeni presenti nel mondo, nell'universo. E qua ci sono tutti e quattro. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, e questo è il primo, l'aria, no, ovviamente, in questa strofa. Dal 12° al 14° verso troviamo l'aria, poi troveremo l'acqua, il fuoco e la terra nelle prossime strofe. Bene, l'acqua dicevamo nella strofa seguente, nei versi 15-16. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. Sì, lodato mio Dio per, oppure nell'interpretazione mediale, nell'acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e pura, casta. Anche per quanto riguarda l'acqua, ovviamente la simbologia medievale, se pensate anche ai sacramenti, è sicuramente molto presente. La semplicità, l'umiltà, l'umile. Però notate le ricercatezze formali, l'assonanza tra utile e umile, quindi l'utilizzo delle stesse vocali, cambiano solo le consonanti, l'intensità espressiva quindi che viene resa da questo accostamento, dall'accostamento di queste due parole molto simili fra di loro, e quindi con l'assonanza, dicevamo, che evoca il bisogno umano, l'uomo ha bisogno e Dio risponde con i suoi doni. Bene. Andiamo avanti con la strofa successiva. Laudato sì, mi Signore, per frate Focu, per lo quale inallumini la notte. Tu sia lodato, mio Signore, per il fratello Fuoco, oppure nel fratello Fuoco, per mezzo del quale, per lo quale, tu illumini e inallumini, è anche questa probabilmente una voce, insomma, umbra, la notte, il buio notturno, e prosegue. Ed è bello et iocondo et robustoso et forte, quattro aggettivi per dire quindi che il fuoco è bello, è gioioso, è vigoroso e forte. Ecco, anche qui dicevamo la manifestazione simbolica della presenza di Dio anche attraverso il fuoco. E qui il riferimento è scritturale, nelle sacre scritture è presente talvolta la manifestazione di Dio attraverso il fuoco, ad esempio nella Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, lo Spirito Santo si rivela a Dio, insomma si rivela agli apostoli scendendo su di loro sotto forma di lingua di fuoco. Allo stesso modo nell'acqua si è intravisto un richiamo ai sacramenti del battesimo e della penitenza, e qui invece un richiamo eventualmente al sacramento della cresima. Andiamo avanti. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Si conclude, dicevamo, si concludono le quattro categorie della concezione fisica classica e medievale con la terra, che viene lodata in questa strofa. Tu sei lodato mio Dio per, attraverso o nella nostra sorella madre. Notate la grafia latina quasi, madre, mater matris, no? Terra, la quale ci mantiene. Ne è una particella pronominale qui con valore di complemento oggetto, ci sostenta, ci mantiene quindi,
e ci alimenta, ci governa, ci guida e produce diversi frutti, con coloriti insieme con colorati fiori, flores, ed erba con l'H. La terra è sorella, come gli altri esseri del creato, ma è anche madre, sia perché è madre terra, perché genera, sia perché, secondo il racconto della Genesi, l'uomo è stato creato dalla terra, e quindi nello stesso tempo ci dà nutrimento, ci dà vita, ci sostiene, e l'uomo è stato creato dalla terra, quindi la terra è madre dell'uomo. Ecco, attenzione, dicevamo che qua termina la prima parte del cantico, la parte in cui sono lodate le creature. Adesso compare l'uomo direttamente, dicevamo la seconda parte del cantico, verso 23. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate e tribulazione. Sostengo è una forma forte per sostengono. Allora, tu si lodato, mio Signore, mio Dio, per quelli che, ecco, notate la grafia con la K, anche questo è sicuramente fa riferimento, insomma, alla grafia dell'umbro, ricordate il confano del verso 3, si lodato per quelli che perdonano nel nome del tuo amore e sostengono, sopportano malattie, sofferenze, infirmitate e tribolazione. Quindi, come vedete, dicevamo, abbiamo un cambiamento nel cantico, che appunto, secondo un'antica tradizione non più accolta dalla maggior parte degli studiosi, indicherebbe una composizione di questa parte in un momento successivo rispetto a quello dei versi precedenti. Secondo la tradizione ci sarebbe stata una lite tra il podestà e il vescovo di Assisi, e lui, dopo questa lite, magari nel 25, avrebbe composto questi versi, mentre i primi versi li avrebbe composti nel 24, quando ha iniziato a ritirarsi, diciamo, per meditazioni, eccetera. Oggi come oggi, invece, dicevamo, l'unità del cantico non è assolutamente messa in discussione, anche se ci sono dei riferimenti diversi, la presenza diretta dell'uomo in questi versi. Al contrario, noi dobbiamo intendere una profonda unità, insomma, fra le varie parti del cantico. Infatti, così come la presenza di Dio è da riconoscere nelle creature, allo stesso modo è da riconoscere in quelli che perdonano, negli uomini che perdonano in nome dell'amore di Cristo, di Dio. Insomma, Dio può essere lodato sia lodando ciò che ha creato, sia lodando chi ne segue la lezione e ne imita il comportamento. Anche lodare l'uomo significa quindi indirettamente lodare Dio. E perdonare il prossimo, sopportare le sofferenze, significa per l'uomo davvero divenire come Cristo. Un testo importante nell'epoca medievale era appunto l'imitazione di Cristo. Per esempio, la capacità di sopportare i mali senza ribellarsi. Bene, questo rende degno della beatitudine e del premio divino, come dice nei due versi seguenti: beati quelli che sosterranno in pace, che da te altissimo sirano incoronati. Quindi beati quelli che loro, quella L con l'apostrofo sta indicando un pronome, sta indicando che sopporteranno questo in pace, cioè che sopporteranno tutte le malattie, le sofferenze, l'infirmitate e la tribolazione di cui aveva detto nel verso precedente. È un pronome neutro, questa L starebbe per il pronome neutro. Lo sopporteranno in pace, serenamente. Ca ha un valore di congiunzione causale, poiché è un quia, il quia latino, diciamo, con una grafia, diciamo, del dialetto, ma sarebbe il quia, poiché quia, sirano incoronati, insomma saranno premiati da te. E qui il riferimento è alle beatitudini evangeliche. Beati quelli che, insomma, si comporteranno in un certo modo, perché saranno premiati, saranno incoronati, eccetera.
qui abbiamo proprio in questi versi appunto una citazione evangelica, si può dire. Poi abbiamo i versi dal 27 in poi. Anche questi versi sono stati interpretati, insomma, secondo la tradizione, i versi che vanno dal tutto dal 27 in poi sarebbero stati composti in punto di morte, quindi nel 1226. Però vi ho già detto che invece, secondo l'interpretazione moderna, ci sarebbe una unità di composizione. Laudato si mi Signore per sola nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle sue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Tu si lodato, mio Dio, per la nostra sorella morte fisica, corporale del corpo, dalla quale nessun uomo, nullo uomo, con grafie proprio latine, no? Nullus, nulla, nullum homo, hominis con l'H, nessun uomo vivente può sfuggire, può scappare con la K, che abbiamo visto anche prima. Guai a coloro, guai a quelli che moriranno nelle peccata, quindi trovandosi nei peccati mortali. Anche qua un altro latinismo, il neutro plurale, peccata, proprio della desinenza neutra, neutro plurale latino. Dicevamo quindi che troverà nei peccati mortali. Beati quelli che la morte fisica troverà, raggiungerà, insomma, mentre sono nelle tue santissime volontati, quindi stanno vivendo secondo la volontà santissima di Dio, nel rispetto, insomma, delle leggi cristiane, perché un altro quia, no, con quella grafia particolare, ma è un quia, perché poiché la dannazione, la morte seconda, sarebbe la morte dell'anima, e quindi è seconda morte, perché prima morte sarebbe quella del corpo, insomma. E poi ci sarebbe la dannazione eterna, che è la morte dell'anima in un certo senso. Non farà male, non farà loro del male, non li riguarderà, poiché saranno beati, non dovranno subire questa seconda morte, no? Anche questa parte, dicevamo, è stata dalla tradizione assegnata a un'occasione compositiva più tarda, l'aggravamento dello stato di salute del santo, l'avvicinarsi della morte. E in effetti a noi lettori moderni sembra comunque abbastanza stonato mettere insieme la lode bellissima, serena, idillica, gioviale quasi delle creature della prima parte con questo richiamo cupo all'inesorabilità della morte e al pericolo della dannazione eterna. Ma questa parte invece, così come quella del perdono dei versi, insomma, 23 e 26 che abbiamo visto precedentemente, sono da considerare strettamente collegate, non rimettono assolutamente in discussione quanto era stato detto in maniera positiva e gioiosa nella prima parte del canto. Al contrario, caratterizzano proprio la condizione dell'uomo, è caratterizzata da questo, è caratterizzata dal male, e bisogna sopportare questo male, ed è caratterizzata dalla morte. Quindi bisogna ricordare questo, i medievali avevano sempre in mente questo, memento mori, mentre le altre cose create da Dio sono segno del creatore e quindi degne di lui, l'uomo che è dotato di libero arbitrio, cioè, come abbiamo visto in Dante, della volontà, della capacità di scegliere, deve meritare questa appartenenza all'armonia universale confacendosi alle volontà di Dio, perdonando, come abbiamo visto prima, oppure vivendo secondo la sua volontà, per meritare questa appartenenza all'armonia universale. Per l'uomo non c'è altra strada che rispettare la legge divina, imitare Cristo, il modello dell'uomo Dio Cristo. L'accettazione delle sofferenze, della morte, rientra in questo dovere, in un mondo integralmente concepito come opera di Dio e del suo amore,
è tutto collegato, tutto ha un senso, tutto ha un significato, anche la morte ha un senso, un significato, la morte, il dolore, la sofferenza, il male, nell'orizzonte cristiano è inserito all'interno di una realtà che ha un senso, che ha un significato, e quindi non è una contraddizione rispetto, che ne so, alla bellezza della natura, del sole, della luna, delle stelle, dei fiori, dell'acqua, eccetera, eccetera. Assolutamente no, è perfettamente coerente col disegno provvidenziale di Dio. Anche l'atteggiamento di umiltà che è centrale nella lezione francescana, ecco, dopo lo vedremo nei versi, praticamente termina con la parola umiltà questo cantico, anche questo atteggiamento deriva da un adeguarsi dell'uomo, da un adeguarsi insomma dell'uomo alle condizioni della vita, cioè una trasformazione del presunto privilegio dell'uomo nel cosmo in una maggiore responsabilità morale. È vero che insomma, i cristiani pensano che l'uomo sia privilegiato all'interno del cosmo, ma allo stesso tempo, anche, anzi proprio perché è privilegiato, è maggiore la sua responsabilità, perché deve rispondere, deve liberamente, con il suo libero arbitrio, accettare, rispondere, no, alla volontà di Dio, altrimenti non può inserirsi bene all'interno di questo creato. Gli ultimi due versi: laudate e benedicetemi Signore e ringraziate e serviateli con grande umilità. Termina così, diciamo, il segno dell'umiltà, ecco, nel segno di una esortazione quasi finale, no? Ai suoi frati, agli uomini, il cantico, dicendo: lodate e benedite mio Dio e ringraziatelo e servitelo. Questi sono congiuntivi esortativi costruiti con il dativo secondo l'uso latino, serviateli è appunto una costruzione col dativo. Cum, la preposizione latina di cui che abbiamo già visto anche prima, con grande umiltà, umilitate, questa forma diciamo dell'umbro, ma anche humilitas, no? Del latinismo, no? Della parola umiltà. La conclusione, dicevamo, nel segno dell'umiltà, rivolta ai fedeli, rivolta ai suoi frati, rivolta a tutti, che costituisce una spia diretta nella forma del congedo, quasi imitando le canzoni di carattere amoroso che hanno un congedo, ricordate alla fine, la finalità sociale, liturgica del cantico, contro un'interpretazione in chiave lirico-soggettiva. Non è una cosa mia, singolare, soggettiva, personale, no? Ma questo deve essere un cantico rivolto a tutti, deve essere condiviso da tutti, no? Non solo è rivolto a tutti gli uomini, ma San Francesco chiede agli uomini di vivere anche loro, no? Con questa umiltà, di vivere anche loro questo inserimento nell'armonia universale dell'universo, no? Quindi dedicarsi alle lodi del Signore con umiltà, e questo è l'insegnamento che lui vuole dare ai suoi frati. Riconoscere così la grandezza del Creatore nelle creature, lodare Dio scusate attraverso di esse, attraverso le creature, dichiarandosi fratelli e sorelle delle creature, fratelli del sole, sorelle della luna, eccetera. Ringraziare Dio, essere a suo servizio, accettare con gioia la condizione umana nell'universo, che abbiamo detto anche una condizione di sofferenza, di malattia e di morte. Dedicarsi con coerenza sull'esempio di Cristo all'impegno sulla terra, quindi sicuramente questo è il messaggio, diciamo così, che lui vuole esprimere. È implicito, scusate, in questo cantico anche un attacco all'eresia catara. Secondo l'eresia catara vi era una profonda divisione, insomma, fra il corpo e la mente, c'era una profonda divisione fra ciò che è bello e buono, è tutto quanto riferito a Dio, e ciò che è brutto e cattivo riferito all'uomo e al suo corpo. Invece, nell'orizzonte cristiano ortodosso francescano, tutto quanto ha un senso,
quindi anche il corpo, anche il male, la sofferenza dell'uomo, le malattie e via discorrendo, no? E poi vi dicevo anche, soprattutto molto importante, l'importanza del libero arbitrio, quindi della scelta dell'uomo, a differenza anche qui dell'eresia catara, insomma, che parlava di predestinati, di eletti, di scelti da Dio, no? Insomma, ci sono anche dei riferimenti impliciti a questo discorso, a un discorso, potremmo dire, antieretico, no? Un cantico, in un certo senso, anche antieretico. Certe volte la stessa teologia cattolica, però, ha anche sottovalutato gli aspetti corporali, no? Invece San Francesco qui proprio ha posto l'accento su questi aspetti corporali, no? Non c'è distinzione, non c'è una forte dicotomia, insomma, fra l'anima e il corpo. L'uomo deve, attraverso proprio la sopportazione, ad esempio, dei mali, delle malattie, eccetera, deve elevarsi, quindi elevare la sua anima. Non c'è una dicotomia essenziale fra l'anima e il corpo. Va bene. Adesso volevo fare una proposta, cioè praticamente volevo farvi sentire le versioni musicali del Cantico delle Creature. Vediamo di cosa si tratta. Ecco, la musicalità del Cantico delle Creature ha indotto molti a comporre canzoni e adattamenti del testo originario di Francesco. Del resto, lo sappiamo, l'abbiamo già detto anche la volta scorsa, era accompagnato questo testo in origine, secondo le fonti antiche, da una melodia composta dal santo stesso, oggi perduta. Quindi San Francesco in persona, che era stato un musicante, no? Conoscerete l'interpretazione di Dario Fo, quindi Francesco lo santo iullare di Dio, aveva declamato la sua lauda con un sottofondo musicale, ma esso nel corso del tempo è andato perduto, non c'è rimasta la notazione musicale, a differenza del Laudario di Cortona, che invece è un librettino, diciamo, dell'epoca, con delle laude, in cui invece è riportata la notazione musicale, per cui oggi possiamo cantare le laudi del Laudario di Cortona. Fra le varie versioni create nel tempo, abbiamo scelto insomma di interpretare due versioni che sono più vicine a noi, diciamo, quelle di Angelo Branduardi e di Claudio Bagnoni. Anche Marco Frisina ha fatto una versione di questo Cantico delle Creature. Allora, Branduardi ha operato in questo modo, ha cercato solo di rendere più comprensibile, come in una sorta di traduzione, il testo di Francesco, senza però stravolgerne l'andatura e l'ispirazione originaria religiosa, laddove è possibile lasciando intatte anche alcune parole del testo antico, mantenendone così l'essenza. Il Cantico delle Creature, l'album infinitamente piccolo, che è un album tutto dedicato a San Francesco di Angelo Branduardi, non so se lo conoscete. Si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è per mentovare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui che bellezza e splendore, ed Altissimo Signore porta sdegno. Laudato mio Signore, per sorella luna e stelle, che tu in cielo le hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria nuvole e maltempo, che a me tue creature dà sostentamento.
verso nella nostra acqua, e le casta molto umile e preziosa, si laudato per grande fuoco che ci illumina la notte, che bello giocondo, robusto e forte. La nostra madre terra è la E che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde d'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te, oh Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sopra la morte non gli farà male. Ragazzi, è il momento di sentire un'interpretazione completamente diversa, quella di Claudio Baglioni. Claudio Baglioni ha operato con maggiore libertà, distaccandosi notevolmente dall'originale, trovando in esso solo ispirazione, mettendo l'accento sul sentimento dell'amore in senso generico. Ascoltiamo adesso questa canzone, che è stata anche parte di una colonna sonora di un film di Zeffirelli su San Francesco. A noi piace comunque molto di più il film della Cavani, perché il film della Cavani rende molto di più questa rende la radicalità, insomma, delle scelte di Francesco. Comunque ascoltiamo questo brano che è stato composto da Claudio Baglioni, probabilmente lo conoscerete già. Come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita, che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Ha dato i cieli e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, fuoco e il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature, dono di lui, del suo immenso amore, dono di lui, del suo immenso amore. Sia laudato nostro Signore, che ha creato l'universo intero. Sia laudato nostro Signore,
nostro Signore, noi tutti siamo sue creature, dono di Lui, del suo immenso amore. Beato chi lo serve in umiltà.